Buongiorno a tutti amici, sono sempre Emiliano Babilonia del gruppo di ascolto e di divulgazione Angeli Custodi MK Ultra Italia. Ieri sera i servizi segreti esterni deviati di Roma, coordinati dal direttore generale degli esterni attraverso i reparti operativi occulti dei laboratori immessi all'interno di appartamenti fantasma in località del centro storico di Roma, a fianco a posti militari, hanno rieffettuato gli esperimenti per la manipolazione diretta cerebrale attraverso il controllo della mente a distanza con l'elettroencefalografo satellitare, che ha creato una sorta di narcolessia ipnotica e manipolazione indotta all'interno del cervello. Vi spiego come creano i Manchurian Candidate nella nazione nazionale italiana e come porteranno persone ignare della loro manipolazione ad ammazzare familiari, ad ammazzare parenti, ad ammazzare i loro datori di lavoro, ad ammazzare generali, ad ammazzare persone di Stato, persone politiche, a incidere e incutere fortissima rabbia e odio contro le forze dell'ordine, incutere odio contro persone care dentro le case, dentro gli affetti familiari, dentro qualunque posto comune dove possano essere manipolate le menti delle persone attraverso il sistema satellitare collegato nell'ipotalamo per il controllo della mente a distanza. Inizia così. Gli ufficiali dei servizi segreti di Roma, degli esterni, effettuano un'analisi cerebrale continua, immettendo delle parole all'interno del cervello che sovrappongono delle frequenze per la manipolazione cerebrale e per il controllo della mente a distanza. Questa manipolazione serve a creare una sorta di mappatura cerebrale sia di movimenti fisici che dei ragionamenti psicologici. Portano i servizi segreti a creare un clone perfetto della mappatura del cervello e un clone perfetto delle frequenze fisiologiche e frequenze indotte. Voi dite, a che cosa serve? Creare un collegamento del genere potrebbe indurre milioni di persone a comprare sostanze stupefacenti. Creare un collegamento del genere induce milioni di persone a comprare i gratta e vinci. Un collegamento deduzionale a manipolazione diretta all'interno dei centri nervosi conduce persone a pensare a un ceto sociale o a un ceto politico o a una votazione politica di una persona invece che di un'altra. Un controllo cerebrale a distanza di questo genere può costringere le persone a mettere la benzina quando la benzina è molto cara, o addirittura potrebbe indurre le persone a pensare di spendere i propri soldi con i gratta e vinci, con le macchinette all'interno le sale slot, a spendere soldi al lotto, al superenalotto, tutto, o a fumare di continuo, o ad avere dipendenza di droghe, dipendenze di patologie, di manie nel comprare determinate cose che farebbero entrare soldi all'interno di casse degli occulti, dei massoni occulti. Ieri sera i servizi segreti deviati di Roma, ribadisco, hanno effettuato l'esperimento di continuo sul mio cervello, addormentandomi di continuo e facendomi perdere la connessione di ragionamento, la connessione di interazione con le altre persone. E io di solito tengo dei soldi all'interno di del portafoglio, come fanno tutte le altre persone, ma ieri sera all'improvviso mi hanno fatto
dedurre di spostare dei soldi dal portafoglio alla tasca del pantalone. Che cosa è successo? Dopo che ho spostato questi soldi alla tasca del pantalone, mi hanno fatto pagare e ho ricevuto degli scontrini, un caffè, un latte macchiato, tutte queste cose qua. Ho preso il resto e gli scontrini e li ho messi in tasca. Ma che cosa è successo? Che hanno addormentato il mio cervello, mi hanno creato una sorta di ipnosi, una sorta di deduzione cerebrale indotta. Mi sono avvicinato al secchio dell'immondizia e ho buttato praticamente questi scontrini che avevo in tasca, ma guarda caso ho buttato anche i soldi che avevo in tasca. Dopo un po' sono andato a casa e praticamente abbiamo visto tutti quanti che i soldi li avevo buttati dentro il cassonetto all'interno di una busta che stava all'interno di questo posto dove stavo io, perché c'era il secchio a fianco a me, e praticamente abbiamo visto la ragazza che prendeva la busta e mi si sentiva in testa le persone che ridevano e che dicevano: ah, te l'abbiamo fatta grossa, quando scoprirai che cosa ti abbiamo fatto succederà un casino. E allora che cosa succede? La ragazza prende la busta dell'immondizia, la butta nel secchio e 5 minuti dopo arriva il camion dell'immondizia e vediamo che i cassonetti vengono buttati, di fuori commentavano le varie cose, dicevano le varie... le persone parlavano davanti al camion e io ho visto praticamente il camion che andava via. Quando è andato via il camion, i servizi segreti deviati hanno immesso nel mio cervello delle frasi: hai visto? Non ti sei accorto che hai buttato i soldi dentro al secchio e che noi ti abbiamo costretto a buttare tutti i tuoi averi. Sentito bene? 50 euro avevo in tasca e 50 euro mi hanno fatto buttare all'interno del secchio. E quindi non potevo più andare a riprendere i soldi perché il camion della Nettezza Urbana aveva già caricato i cassonetti e già avevano buttato i soldi all'interno del cassonetto stesso. E loro hanno detto: hai visto che cosa possiamo fare noi? Possiamo costringere e indurre le persone a fare tutto quello che noi vogliamo. Allora io ho detto: scusate, ma allora siete voi che costringete le persone a buttare i figli dentro i cassonetti, a buttare i bambini dai ponti, a buttare i bambini dalle finestre, a buttare i bambini dentro dirupi. E questi si sono azzittati, non hanno più detto niente. Questa mattina alle 7, purtroppo ieri non ho potuto poi pagare la rimanenza delle cose che avevo preso, e mi hanno ricordato che avevo il debito con questo posto di 6 euro, 7 euro, e che stamattina dovevo andare a prendere i soldi da qualche parte per pagare il debito, e hanno messo la crisi depressiva forzata, le manie di persecuzione, la manipolazione cerebrale e le gravi patologie fisiche e psicologiche della deduzione alla manipolazione indotta attraverso il controllo della mente a distanza MK Ultra Italia. Una sorta di destabilizzazione che porta a una depressione simulata sotto torture. E infatti i carabinieri, la polizia e la finanza, che dovrebbero vedere chi utilizza questi sistemi satellitari e dovrebbe vedere chi opera attraverso il controllo della mente a distanza, per quale motivo, se riescono a pilotare a me, a gettare dei soldi dentro al cassonetto e poi riescono a coordinare
il movimento e il controllo cerebrale della ragazza che va a prendere il sacco e lo butta all'interno del cassonetto, e dopo 10 minuti arriva quello del cassonetto e porta via tutti quanti i sacchi, tanta gente potrebbe aver detto è una coincidenza. Ma la cosa anomala che si riescono a fare questo con me, controllo manuale a distanza attraverso manipolazione deduzionale con parametri di scoordinamento cerebrale, saranno in grado di far estrarre la pistola a un agente e magari sta a fianco a un comandante generale, o magari sta a fianco al presidente della Repubblica, o magari sta a fianco al ministro degli interni, o magari sta a fianco a un candidato al prossimo comando generale dell'arma, o al prossimo comando generale della polizia, al prossimo comando generale della finanza, al prossimo comando generale della marina, dell'aeronautica, dell'esercito, oppure magari persone importanti che hanno indotto attraverso queste frequenze dirette all'interno del cervello, magari i figli di persone importanti e delle forze armate italiane che poi si sono suicidati, oppure hanno cercato di manipolare la mente di persone o parenti di politici, senatori, deputati, o gli stessi senatori, deputati e politici ad andare con le prostitute, a fare uso di sostanze stupefacenti, o addirittura a fare uso di sostanze stupefacenti andando con prostitute e poi a farli scoprire a forza per essere buttati fuori da una carica molto importante che loro praticamente avevano ricevuto onestamente con i voti politici. Oppure far accusare ufficiali delle forze dell'ordine e poi farli dedurre al suicidio davanti ai loro stessi colleghi. Queste mie parole fanno riflettere, e fanno riflettere molte persone, magistrati che si suicidano all'improvviso, forze dell'ordine che si suicidano all'improvviso e tanto altro. Ovviamente la mia è solo una supposizione, non posso dire che il sistema che hanno usato ieri sera, che stanno usando su di me da 13 anni, come quando l'hanno usato il 10 febbraio del 2001 per pilotarmi a forza a piramide e poi pilotare i carabinieri che sono venuti quel giorno attraverso la modifica del controllo deduzionale a farli ragionare in modo differente dal loro ragionamento reale, o indurli a una rabbia forzata verso di me che io non avevo fatto nessun tipo di reato. Purtroppo questo video è creato, è stato fatto per una sorta di avviso alle forze dell'ordine nazionali italiane, polizia, carabinieri, finanza, esercito, marina, aeronautica, eccetera, 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 eccetera. Se vedete un vostro amico in divisa che diventa pazzo o dice cose anomale o pensa a cose anomale, immediatamente lo dovete aiutare, ma non facendolo sbattere fuori o cercando di allontanarlo dai gruppi. Dovete cercare di capire se questa persona è un Manchurian Candidate collegato attraverso la mappatura cerebrale e la mappatura dei centri nervosi, e che non possa essere pilotato attraverso il controllo della mente a distanza con il sistema Monarch o nel sistema della manipolazione cerebrale diretta. Mentre sto facendo questo video, i servizi segreti dei reparti operativi speciali occulti di Roma mi stanno analizzando le frequenze dei labiali con un analizzatore di spettro o un audioscopio o un oscilloscopio vocale che rileva le mie impronte foniche.
Poi stanno effettuando la scansione della cornea dell'occhio vedendomi direttamente dalla webcam, perché sento perfettamente lo scansionatore che si muove in continuazione a destra e a sinistra, poi si sposta prima sull'occhio destro, poi sull'occhio sinistro, poi sull'occhio destro, poi sull'occhio sinistro. E poi si sentono i punti fisiognomici del viso, di tutta la spina dorsale, di tutto il midollo osseo, di tutto il corpo, e le frequenze del satellite che sta a nord, che si amplificano su tutti i lampioni e su tutte le luci circostanti. Addirittura si vedono delle frequenze di luce, come delle frecce, in sovrapposizione sui miei occhi, che mi indicano le strade. Sono di color bianco queste frecce. Poi al semaforo stamattina, io camminavo a piedi, mi sono fermato al semaforo e notavo che dove c'è l'arancione, in realtà non era più arancione, ma era una forte luce stroboscopica, molto lucente, bianca. E poi ho sentito un bip ritornare all'interno del mio cervello, e a fianco a questa luce come un sopravvisore ottico che faceva il conto alla rovescia. 10, 9, 8, e io non riuscivo a capire che cosa era questo bip e questa frequenza di luce. Quando è arrivato a 0, il semaforo praticamente è ritornato in stato di stand-by e sono saltate le centraline del semaforo e tutti i 4 incroci sono incominciati a lampeggiare di giallo. E io non riuscivo a capire perché era successo questo. Ovviamente la numerazione della luce che scroboscopica, che lampeggia sul semaforo, la vedevo con tutti e due gli occhi. Invece il numeratore che faceva il conto alla rovescia lo vedevo sull'occhio sinistro e creavano una frequenza di contrasto a sovrapposizione, come se avevo una pellicola in trasparenza che permetteva di vedere queste immagini olografiche all'interno dei miei occhi. Dopo hanno incominciato a torturarmi con il sistema del controllo della mente a distanza, hanno creato un sistema chiamato scatalizzazione della frequenza neurale per creare una sorta di blocco del campo magnetico della sinapsi del punto di memoria temporanea, per far sì come se io vedo un avvenimento e mi devo dimenticare dell'avvenimento che sto vedendo e non devo vedere o pensare ciò che ho visto in quel momento, una sorta di perdita di memoria per non farmi ricordare l'esperimento che stavano effettuando attraverso i visori ottici avanzati del coordinamento primario. Pensate che io camminavo per strada, no? E volevo vedere queste frecce perché mi mandavano destra e sinistra, destra e sinistra, e dove mi volevano far arrivare in realtà queste frecce. Allora cammino e mi fanno girare per tutti i vicolettini che io non ho mai fatto e fatalità mi fanno arrivare sotto la posta. Io dico, ma perché questi mettono queste frecce in ologramma diretto a luce bianca e mi indicano la strada dove devo andare? Arrivo davanti alla posta, a una distanza di circa 100 metri dalla posta si sentiva una frequenza a pressione chiamata frequenza a cupola, come se il satellite puntava il perimetrale esterno fino a 100 metri di distanza dalla posta come una sorta di amplificatore neurale a frequenze a pressioni dirette a manipolazioni indotte. Io stavo entrando alla posta e loro già lo sapevano perché la mattina avevo preso le bollette, me le erano messe nel computer e volevo andare a pagare queste bollette. Ogni passo che facevo, più mi avvicinavo alla porta d'entrata e più le radiazioni erano fortissime, fino a quasi al blocco totale del cervello, al blocco totale deduzionale. La stessa cosa è successa anche quando sono passato vicino alla banca. Le entrate avevano sempre una frequenza fortissima a pressione con parametri di blocco ipnotico e manipolazione deduzionale. La stessa cosa che mi è successa anche quando hanno effettuato gli esperimenti d'analisi all'interno del cervello, quando venivo torturato fortissimo, quando mi mandavano in posti anomali che io non conosco, tipo un posto vicino con le oppio
che io non conosco, dove loro dicevano che dovevano effettuare esperimenti per effettuare le analisi per il controllo della mente a distanza. Quando mi hanno mandato vicino a una villa anomala con delle sbarre e delle serrande tutte chiuse, con delle telecamere blindate ai Parioli, il quale questa villa ai Parioli di dietro c'aveva un grosso parco, come una villa, un qualcosa, e loro dicevano: se si accorgono di qua dentro che noi utilizziamo questi sistemi su di loro, è spionaggio, dovete risolvere, cercate di fare più analisi possibili, cercate di tenerlo più bloccato possibile davanti a queste entrate, così vedremo se loro poi riusciranno a rilevare questi sistemi. Ci saltano appalti, ci sbattono fuori da questi incarichi, ci sbattono fuori da questi posti, urlavano da dentro questi laboratori. All'inizio io pensavo che mi stavano prendendo in giro, come fanno di solito, che dicono tutte baggianate per creare uno scoordinamento cerebrale, creare una sorta di manipolazione indotta per far credere alle persone che stanno dicendo la verità, ma in realtà è una menzogna, o la menzogna è la verità. Sono comunicazioni telepatiche artificiali con sistemi ipnotici indotti, che creano la telepatia artificiale simulata attraverso frequenze a particelle di luce a frequenze ad onde convogliate sparate direttamente dalle armi ad energie dirette satellitari, che puntano dal satellite dentro i nostri condotti uditivi o vicino ai nostri condotti uditivi o vicino alla nostra testa, delle frasi a onda sonica che permette di interagire attraverso la frequenza a particelle di luce, sia attraverso i nostri occhi che attraverso le nostre orecchie. È molto semplice. È come se noi prendiamo un amplificatore di segnale, immettiamo il suono all'interno dell'amplificatore e dopo immettiamo il suono all'interno di un oscillatore. L'oscillatore che cosa fa? Immesso attraverso un circuito in parallelo con un laser, noi spariamo dal laser tutto ciò che viene immesso attraverso musica, suoni, parole, che passano attraverso il laser. Se dall'altra parte abbiamo un ricettore, una resistenza fotovoltaica o un semplice pannelletto fotovoltaico, una semplice fotoresistenza, il laser, colpendo la fotoresistenza, che potrebbero essere i nostri occhi, che possono essere immessi come fotoresistenze dirette al sistema satellitare, la fotoresistenza farà sentire il suono solo attraverso il raggio laser, attraverso il raggio di luce. Abbiamo notato che un laser da 1 watt o da 0,5 a particelle di luce ad onde convogliate è in grado di ricreare perfettamente da una distanza elevatissima, addirittura centinaia di metri, una potenza di fascio di luce in trasparenza che rimette perfettamente il suono da qualunque tipo di distanza o da qualunque tipo di fonte sonora. Abbiamo fatto un test, ho preso un laser, l'ho collegato a questo convertitore di suono, il laser ha dato un'alimentazione di corrente al fascio di luce indotto e abbiamo puntato il laser su questo registratore e praticamente si è sentito tutto quello che veniva detto in un luogo dove era stato effettuato il test. Vi faccio un esempio: parliamo di una distanza di quasi 1 chilometro. Pensate che per vedere il puntino laser abbiamo dovuto mettere un tracciante, che è un laser da 50 milliwatt o da 100 milliwatt, che faceva vedere il punto di localizzazione in linea orizzontale
E poi sotto abbiamo dovuto mettere il nostro laser che faceva la trasmissione delle frequenze sonore, frequenze di ricezione audio, per creare il punto di localizzazione perfetta, perché così avevamo un laser molto potente che ci creava una sorta di mirino, di puntatore, e 2 centimetri più sotto il laser nostro che doveva immettere il segnale audio. Con questo sistema messo sul satellite sono in grado, sia attraverso gli occhi che attraverso i condotti uditivi, di mettere nel nostro cervello frequenze sonore e farle convogliare in un punto ben preciso e spararcelo all'interno del cervello, all'interno degli occhi. Molte persone di voi e molti uditori di voci e molte cavie umane si sono accorti che hanno fortissimi bruciori all'interno degli occhi, arrossamenti degli occhi, fortissimi, e sono costretti a prendere dei colliri in continuazione, perché il collirio messo all'interno dell'occhio leva il rossore e loro possono alzare e amplificare sempre di più le frequenze all'interno dei centri nervosi e all'interno nel nostro cervello, è come una sorta di infrarosso, una sorta di microonda immessa all'interno di un laser che rispara, come la tecnologia del raggio della morte che aveva creato Tesla, che lui voleva mettere su delle torri e dalle torri sparare il raggio sulle forze armate avversarie. Invece qualcuno ha pensato di mettere il raggio della morte sul satellite e poi spararlo sul cervello delle persone inermi. Questo elaboratore dati effettua prima la mappatura cerebrale, mettendoci le parole indotte o facendoci l'analisi diretta nel cervello attraverso un'analisi permanente che dura giorni e giorni e giorni. Il periodo di analisi dura circa 2 anni. Dopo 2 anni iniziano la manipolazione cerebrale e iniziano a indurre le persone a fare determinati reati. I reati più banali da far fare alle persone sono, che poi in realtà non sono reati, sono costringerli a bere alcol, costringerli a fare uso di sostanze stupefacenti, creare il desiderio di mangiare un tipo di cibo invece che un altro, indurli a giocare ai superenalotti, alle macchinette e tanto altro. Dopo la deduzione a induzione permanente per la manipolazione indotta cerebrale, li inducono a fare delle stupidaggini, tipo uso di alcol sproporzionato, uso di deduzione cerebrale a immettere la dipendenza, che la dipendenza prima da alcol, poi la dipendenza da droga e poi la dipendenza relativa alle frequenze somatiche delle depressioni forzate, delle gravi patologie. Pensate che a me mi mettevano pruriti fortissimi su tutte quante le braccia e dicevano che erano pruriti per dipendenza alla droga, al quale io non sono un tossicodipendente. Ieri sera, così tutti si ricorderanno i servizi segreti che hanno pilotato Emiliano Babilonia ieri sera, una cavia dal 1998, dopo le anomalie accadute attraverso il controllo e la sperimentazione dell'MK Ultra Italia, che poi sono servite nel 2001 a creare un fermo ipnotico per pilotarmi per un collaudo dell'alta tecnologia che doveva essere venduta a qualcuno dello Stato italiano, delle forze armate, per centinaia di miliardi, perché parliamo di una tecnologia che crea una rete neurale di 100 miliardi di euro e che crea una sorta di collegamenti multipli a deduzione diretta nel cervello che induce le persone a pensare in un altro modo, a fare uso di sostanze, a pensare ad investire il denaro su società che stanno per fallire, o addirittura a far pensare ai risparmiatori di creare o di effettuare investimenti di denaro che poi andranno in perdita, come è successo a me, come sono successe a tante altre persone. Faccio un esempio: la Parmalat,
faccio un esempio, molte società che stanno adesso crollando in borsa. Chi manipola il sistema sa che la manipolazione è anche del sistema finanziario. Allora possono indurre le persone a comprare azioni di società in fallimento, che i soldi non verranno mai più restituiti. Un saluto a tutti, amici. State attenti, denunciate tutto. Alle procure.